Allora, siamo al Cosmoprof di Bologna 2018 con Samia Ilaria Di Donato, autrice del libro L'anima e la magia dei colori. Ilaria, allora, o Samia, che è il tuo nome spirituale. Che, qual è il messaggio che vuoi lanciare con questo libro? Guarda, il messaggio è proprio di usare il colore in maniera consapevole. Significa che non ci dobbiamo far, diciamo, catturare dal colore semplicemente perché ci piace, ma perché abbiamo bisogno di quel colore e quindi sceglierlo, non farci scegliere. Quindi ognuno di noi ha un colore? Beh, ognuno di noi ne ha tanti di colori, un colore di nascita, i colori del nome, i colori della morfologia, quindi proprio della natura che abbiamo, di come il nostro corpo è fatto. Ecco, anche il colore dei capelli. Sì. Quanto è importante scegliere il giusto colore? Diciamo un 100%, perché dovete sapere che nelle tribù Seneca indiane, degli antichi indiani d'America, il capello era il simbolo, l'estensione del sistema nervoso. Quindi posizionare sul nostro sistema nervoso il colore giusto è fondamentale. Ecco, faccio un esempio. Io mi faccio una ciocca rossa. Ah. Cosa vuol dire? Allora, il rosso è il colore del dio della guerra, di Marte, e quindi aiuta se dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Non è un dio distruttivo, cioè lo è se viene scatenato, se gli si fa del male, ma è fondamentale scegliere questo colore quando siamo in un periodo di grande stanchezza, quando dobbiamo avere proprio quella forza di Marte. E colorarsi i capelli di fucsia? Allora, il fucsia, così come alcuni viola, aiutano la persona ad avere delle intuizioni. Io ti sto parlando di significati archetipici, cioè qualcosa del mondo delle idee. È normale che posizionarlo consapevolmente è molto più importante. Senti, questo libro quindi potrebbe essere utile anche agli acconciatori? Ah, sì, è per questo che sono qui. Sì. Sì. Allora, diciamo che io racconto i principali colori, partendo dal nero, che è il colore archetipico della mamma. Poi passando anche per i bianchi, io vado sempre agli opposti, il bianco o proprio il biondo platino, il biondo chiarissimo, è il colore del papà. Già da quindi questi agli antipodi. Esatto, beh, sì, l'antica filosofia indiana ci insegna questo. E bianco e nero insieme creano la forza dell'equilibrio. Quando posizioniamo il colore sui capelli, dobbiamo fare attenzione alle principali sfumature. Ad esempio, il rosso è la forza. L'arancio, quindi i ramati, sono quei colori che aiutano nella relazione. Aiutano ad acquisire coraggio e responsabilità. Il giallo, quindi i biondi in tutte le loro sfumature, sono i colori dell'autostima, sono quelli che aiutano, sono posizionati nel corpo proprio in un punto preciso e aiutano quando proprio dobbiamo raggiungere il nostro sole. Cosa c'è di giallo? La cosa più bella è il sole. Poi ci sono i verdi, perché molti colori, sai, adesso con tutte queste novità e trend ho visto veramente degli arcobaleni sul colore. Ad esempio il verde aiuta a stimolare il cuore. Il blu, ho visto delle cose fantastiche qui, proprio blu intenso. Il blu è la comunicazione. Quindi il colore non è solo tendenza, cioè non è proprio legato all'anima. Sì, infatti noi abbiamo un colore fisico, che è quello che indossiamo, quello dei capelli, un colore mentale, cioè proprio un'associazione che possiamo fare per farci aiutare, un colore emozionale e un colore animico. E la parte animica è la più profonda ed è anche quella più importante. È anche legato alla data di nascita e al nome, mi dicevi prima. In che senso? Sì, ci sono ad esempio molti studi fatti in America, ad esempio da Steve Wood, che è un noto cristalloterapeuta, che ha proprio associato ai colori dell'anno, proprio ai colori naturali, quindi ad esempio chi è nato nei periodi autunnali, ci sono proprio questi colori scarlatto, rosso di quando cadono le foglie, chi è nato in primavera più sui verdi, chi è nato in estate più sui gialli, e così ha decodificato una ruota di nascita, ovvero a seconda di quando sei nato i tuoi colori. Tu ad esempio quando sei nata? Io sono nata a maggio. Maggio, quindi sei proprio nella piena primavera, in un verde molto bello e molto intenso. Va bene, senti, allora un libro che può davvero essere utile ai coloristi? Sì. E alle donne, e lo troviamo in libreria questo? Sì, libreria, online, dove volete.
Grazie allora Samia, grazie mille. Grazie, grazie mille.